Sindaco, lei affinché si possa differenziare correttamente per continuare a indirizzare nel miglior modo possibile i cittadini, ha addirittura chiesto ai vari sacerdoti di Gela di poter parlare con i propri parrocchiani. Sì, perché credo che sia un fatto di coscienza differenziare. Parlare del luogo dove viviamo, del modo in cui viviamo, salvaguardare il nostro bene primario che è la terra, credo che è una cosa che tutti quanti condividiamo, ma poi i fatti vengono a contraddire quelle che sono le buone indicazioni. Siccome in realtà oltre ad esserci un problema legislativo che impone determinate regole per vivere in modo corretto nella società, è più un problema, credo, che sia in ognuno di noi. Per dirle in parole povere, ci sono persone che seguono le regole e persone che invece non le vogliono seguire. Persone, detta forse in modo più brutale, sono vastase e se ne fregano di quello che fanno, e persone invece sono consapevoli che dall'appropriazione si reca un danno a tutti. Quindi è un problema, oltre che legale, quindi morale. E mi sembra giusto chiedere aiuto alla Chiesa, chiedere aiuto anche a tutti quei soggetti che sicuramente su questo piano sono più preparati sicuramente di un politico che guarda più invece le norme di legge. E che feedback ha ricevuto da parte dei sacerdoti? Io devo dire che credo che i sacerdoti l'hanno recepito in modo positivo, fra le altre cose io ho avuto modo di constatare che è stato sollecitato ai propri parrocchiani di porre più attenzione e di inserirlo soprattutto in ambito educativo nei confronti dei propri figli. Io posso assicurare che ho visto delle persone che con i figli a bordo buttavano l'immondizia tranquillamente senza tenere conto che con quell'azione gli stava dicendo a suo figlio: fa il vastaso come tuo padre. Quindi è chiaro che i preti, devo dire, che sono stati molto attenti, anche perché ritorno a dire che serve per vivere un po' meglio tutti, e vivere la vita terrena in un ambiente pulito sicuramente credo che fa bene anche all'anima.